Salve a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo nella prima top 10 del canale. Questa top 10 riguarderà appunto i 10 migliori Keyblade in tutti Kingdom Hearts. Oggi sono in compagnia di Chroma, ma lasciamo la parola a lui. Ragazzuoli cari, oggi sono qui con Feraz per fare questa top 10 dei Keyblade più fighi che vediamo all'interno del gioco, utilizzabili e non. Detto questo, vi lascio al video. Al decimo posto abbiamo il Divora Tenebre, un Keyblade molto figo e particolare, nero con una striscia rossa che mi ricorda molto la bocca di un T-Rex. Appare solamente in Kingdom Hearts Birth by Sleep, per questo è stato messo in questa posizione, probabilmente perché compare poco, nonostante sia veramente molto figo. Lo si ottiene nella prima battaglia contro l'imitatore all'interno dell'arena del miraggio. Questo Keyblade ha delle statistiche che portano più 5 alla forza e un più 2 alla magia. Al nono posto abbiamo Plasma Distruttore, un Keyblade ottenibile da Roxas e Xion in Kingdom Hearts 358/2 Days, che ha come statistica un più 71 d'attacco, un più 0 di magia e si ottiene con un potenza sfida. Il Keyblade come aspetto devo dire che è bello, anche se è abbastanza semplice, ha delle forme appuntite, ed inoltre il Keyblade stesso è una citazione all'Abaddon di Final Fantasy, che è praticamente un insetto non morto enorme che è un mostro appunto della saga. All'ottava posizione troviamo il Keyblade Legame di Fuoco. È apparso in Kingdom Hearts Chain of Memories e Kingdom Hearts 358/2 Days, ma anche in Kingdom Hearts 2. In Kingdom Hearts 2, non so se vi ricordate, ma si ottiene durante il sacrificio di Axel, mentre nel 358/2 Days lo si può tranquillamente utilizzare nella modalità missione. Le abilità che ci porterà questo Keyblade saranno un più 4 sull'attacco, un più 4 sugli MP e infine ci darà l'abilità Fire Più. Al settimo posto abbiamo Due Diventano Uno. Due Diventano Uno è un Keyblade utilizzabile da Sora e Roxas e Xion che appare in Kingdom Hearts 352/2 Days e Kingdom Hearts 2 Final Mix. L'arma rappresenta Roxas, infatti il Keyblade si ottiene sconfiggendo Roxas nel grattacielo della memoria in Kingdom Hearts 2, e invece nel 358/2 Days si ottiene equipaggiando un pannello 0 con due unità abilità. Come gameplay, come statistiche, ha un più 5 di attacco, un più 4 di magia e un'abilità molto particolare che converte qualsiasi fusione che non sia la finale nell'antifusione. Come aspetto il Keyblade è veramente bello da vedere, è uno dei Keyblade che assomiglia di più ad una spada vera e propria e i colori appunto derivano da una fusione tra quelli del portafortuna e del lontano ricordo, ovvero i Keyblade utilizzati da Roxas. In sesta posizione abbiamo il Keyblade chiamato Occhio che Scruta. In realtà questo Keyblade non ha un vero e proprio nome, si dice che sia forgiato con un occhio del maestro dei maestri. La cosa veramente molto bella di questo Keyblade è che le ali di pipistrello danno un design veramente molto accattivante, mischiate con il nero e il bianco, e gli artigli che si trovano vicino all'occhio in realtà dovrebbero simboleggiare i denti. I denti, non so se mi spiego. Al quinto posto abbiamo Portafortuna, un Keyblade utilizzato da Sora, Roxas, Xion e Sora Virtuale, e si ottiene dove aver parlato con Kai nel tunnel della città di Monzo, dove averla salvata, dove aver parlato con Namine dopo che abbiamo sconfitto Darkseid su Chain of Memories, con un potenziamento 0+ e un'unità abilità su 358/2 Days, su Kingdom Hearts 2 dove aver aperto il passaggio di Crepuscopoli e dove aver sconfitto Roxas sconosciuto con rango S in Re Chain of Memories. Come aspetto il Keyblade è formato da due assi bianchi che alla fine si uniscono formando un cuore. Il Keyblade è molto colorato, molto bello da vedere, e il Keyholder è un portafortuna di Kairi a forma di stella che è stato creato con delle conchiglie cucite insieme. Come statistica abbiamo un più 3 d'attacco, un più 3 di magia. Come Keyblade è lungo mediamente, con abilità fusione più, ovvero che potenzia le fusioni.
In quarta posizione troviamo il Keyblade Via per l'Alba. Secondo me è un Keyblade veramente veramente molto figo. È un Keyblade utilizzato da Riku e per poco tempo anche da Sora. Si trova all'interno di Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts 358 Days. In Kingdom Hearts 2 si sblocca sin dall'inizio con Riku, e invece in 358 Days ovviamente lo si sblocca quando andremo ad utilizzare Riku. Una curiosità veramente molto molto figa è che il nome Via per l'Alba è un riferimento alla strada che Riku sceglie dopo aver lasciato il castello dell'oblio. Ragazzi, finalmente siamo arrivati sul podio. Al terzo posto infatti troviamo il Keyblade dell'Unicorno, utilizzato dal maestro Ira in Kingdom Hearts Key, Kingdom Hearts Union Key e Kingdom Hearts Unchained Key. Questo Keyblade, come possiamo vedere, è un Keyblade veramente bello da vedere. Ha un'elsa formata da due onde bianche, la parte diciamo della lama è una colonna greca nera adornata con delle parti diciamo sul marrone, con la punta è grigia, bianca e nera, che è abbastanza appuntita. Come keyholder abbiamo un occhio azzurro demoniaco con due piccole corna verso l'alto e due grosse verso il basso, che sono bianche e grigie, e comunque possiamo dire che è un keyblade che trasuda veramente potenza. Devo dire che questa posizione meritatissima. Ultima weapon è un Keyblade veramente veramente molto potente, utilizzato da Sora e Sora virtuale. Questo Keyblade ci conferirà un 14 di forza e un 12 ovviamente in Kingdom Hearts 1. Solamente un più 2 di magia, ma è veramente molto lungo e fa dei colpi eccezionali. Si ottiene acquistandolo con 1.500.000 nell'arena del sistema al piano superiore, con Sora virtuale in Recoded. Altrimenti in Kingdom Hearts si può tranquillamente trovare elaborando 5 trastele, 5 stele potente, 5 stele del tuono, 3 goccia di ricordo e 3 vento all'acre. Ed eccoci finalmente arrivati, ragazzi, alle menzioni d'onore, ovvero i Keyblade che non sono stati messi nella classifica, ma che comunque meritano veramente veramente molto. Come prima menzione d'onore abbiamo la catena regale. La catena regale è uno dei Keyblade più celebri, infatti è il Keyblade di base di Roxas, Sora e Xion. Infatti nei giochi dove loro appaiono è il primo Keyblade a loro disposizione. La catena regale è comunque un Keyblade abbastanza debole, infatti ha un più 3 d'attacco sia in Kingdom Hearts 1 che in Kingdom Hearts 2. Inoltre nel 2 ha un più 1 di MP e ha l'abilità Defender. Ovviamente questo è il Keyblade iniziale che si trova all'inizio del gioco. Questo Keyblade presenta tre alternative. Quella inserita in questa menzione d'onore è quella Dream Drop Distance, usata da Xehanort giovane. L'aspetto è composto da comunque un manico veramente molto bello. Avendo delle parti lucenti attira ancora di più, ma il punto forte è la punta, ragazzi. Ha la testa di un demone che è veramente veramente molto bella e rende tutto molto più spettacolare. Come ultima menzione d'onore abbiamo il mio Keyblade preferito, ovvero Lontano Ricordo, un Keyblade usato da Sora, Riku, Roxas e Sora virtuale, che ha come forza più 6, come magia più 2, come lunghezza diciamo lunga gittata, come abilità a turbo più. Il Keyblade ricorda vagamente la catena regale, solo che un po' più lungo è nero. Inoltre, la lama rappresenta il Kanji Oscurità e il Keyholder è la corona di Sora nera. Finalmente, ragazzi, siamo al primo posto. Al primo posto abbiamo il Keyblade, ovvero l'X-Blade, il Keyblade leggendario più potente di tutto l'universo, che si forma solamente quando un cuore di pura luce e un cuore di pura oscurità si fondono. Il Keyblade, come aspetto, è un Keyblade veramente bello da vedere. Infatti ha due Keyblade, ovvero due catene regali incrociate, con la parte diciamo dentellata all'esterno, al centro ha una parte della spada del sogno, cioè ovvero la ricorda molto, ed inoltre ha la filigrana della ultima weapon. Inoltre, come keyholder ha due keyblade incrociati con sotto il simbolo dell'Heartless senza la croce, appunto. Dal punto di vista storico, appunto, questo keyblade è molto importante, dato che era la controparte di Kingdom Hearts, per la quale ha agito come protettore. Inoltre, comunque, è ciò che Xehanort ha sempre voluto e che ha ottenuto grazie allo scontro tra Ventus e Vanitas. Inoltre comunque questa qua è l'origine della nuova guerra dei Keyblade, che avverrà in Kingdom Hearts 3.
Siamo giunti al termine quindi di questa classifica, ragazzi. Ringrazio Ferz per avermi ospitato al suo canale. Iscrivetevi al mio, ovviamente, a questo lasciate dislike. Scherzi a parte, lasciate un bel pollicione se vi è piaciuta. Fateci sapere se volete altri video di questo genere. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto, spero di cuore che vi sia piaciuto, ringrazio ovviamente Chroma per aver partecipato, fatemi sapere quali sono i vostri keyblade preferiti ed inoltre se volete lasciate un mi piace al video, condividete, iscrivetevi e commentate. Se volete passate dal link qui sotto in descrizione, dai canali amici e tutto il resto. Inoltre ragazzi, se volete passate dal gruppo Telegram che ho appena creato, trovate il link in descrizione, ed inoltre fatemi delle domande per un vlog che ho intenzione di fare, con l'hashtag FuckFeraz oppure Feraz risponde, queste cazzatelle qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz e Chroma, bella!